Buonasera e benvenuti tutti a PDE Social Club, una delle ultime puntate prima dell'agognata pausa estiva. E non so voi a casa, ma da questo lato dello schermo la voglia di vacanza, di mare, di viaggio si farebbe imperiosa. E quindi, cosa meglio che parlare di una delle mete turistiche più agognate, più amate e più classiche, verrebbe da dire. Che la Grecia, e lo dico perché questa sera di una guida molto particolare alla Grecia andiamo a parlare insieme a Giulio Guido Rizzi e a Silvia Romani. Infatti, presenteremo il Mare degli Dei, guida mitologica alle isole della Grecia. Vi faccio vedere questa bellissima copertina, eccola qua. È una seconda puntata, Il Mare degli Dei, perché fa seguito a un volume molto simile, che si intitolava In viaggio con gli Dei, pubblicato sempre da Guido Rizzi e Romani e sempre da Raffaello Cortina nel 2019. Allora, In viaggio con gli Dei ci portava all'interno, su e giù, per la Grecia continentale, quindi tra l'Attica e l'Epiro, tra il Peloponneso e la Tessaglia, all'inseguimento di dei e ninfe, di eroi e semidei, ricercati però attraverso ciò che restava del paesaggio, ma anche dei resti archeologici, delle testimonianze artistiche, e di un fondo, direi, antropologico poi alla fine. Di un immaginario che è comune perché da quello siamo tutti costruiti e intessuti. Ma ripeto, guida mitologica della Grecia, perché l'intenzione dei due autori, che sono degli accademici e dei docenti universitari, era però uscire in parte da quei panni per portare anche un viaggiatore in loco, sui passi del mito, là dove il mito era nato e dove era vissuto. 2 anni dopo quel meraviglioso viaggio nella Grecia continentale, non poteva non arrivare il secondo volume che invece affronta appunto la Grecia insulare, la Grecia pelagica. E quindi ovviamente le Cicladi, che sono il primo pensiero di tutti, ma anche il Dodecaneso con i suoi ricordi storici che dalla Grecia classica arrivano fino ai veneziani e oltre, fino a un'occupazione italiana iniziata nel 1912 e protrattasi fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma le isole del nord dell'Egeo, Lesbo per prima e Samotracia, che sono isole completamente diverse dalle Cicladi, per finire con le isole Ioni. Insomma, un tour della Grecia in cui di nuovo possiamo viaggiare tranquillamente sul divano, come è toccato fare a me per preparare questa intervista, oppure portare come libro da saccoccia e da viaggio la guida di Guido Rizzi e Romani in un auspicato e benvenuto viaggio in Grecia. Ovviamente, per costruire questa guida, i due autori si servono di tutta la letteratura che conoscono a menadito, di Omero principalmente, di Pindaro tantissimo, ma dei lirici, dei tragici, degli storici, perché poi chiederemo a loro, ma questa guida mitologica mostra spesso che gli storici confermavano ciò che il mito, in maniera molto, stravagante, a volte curiosa, raccontava. E allora io partirei con l'autobiografia, facendo una domanda a entrambi. Un libro come questo riporta il lettore, ma mi verrebbe da dire, sembrerebbe riportare anche gli autori alle origini di una vocazione, alle origini di una carriera anche, cioè a quel mondo, di immaginario, di immagini, di figure, di storie che innescano quell'amore e quella voglia di andare oltre, che poi determinano un destino individuale, che portano poi magari all'Accademia, magari all'Università di Torino prima e di Milano dopo, l'uno e l'altra. Ecco, mi sbaglio, questa è anche un po' la funzione di questo libro. Questo è stato questo libro, questi due libri per i propri autori. La parola, ladies first, a Silvia Romani. Ah, grazie. Allora, buonasera a tutti. Sono molto lieta di questa domanda, penso ne sarà anche Giulio con me, perché in effetti sin dal primo capitolo
capitolo di questa avventura, di questo viaggio, premessa soprattutto cercare di comunicare alle, al nostro eventuali lettori, è proprio una passione, una vocazione per la Grecia, non un interesse accademico, non soltanto un interesse accademico erudito, ma qualcosa che viene veramente da, da una folgorazione che entrambi abbiamo provato e continuiamo a provare quando andiamo in Grecia, e anche dall'idea che la Grecia, lo scrivevamo fin dal primo libro, la Grecia riesca in effetti attraverso un semplice sasso a comunicare un universo anche di storie, di luce, di paesaggi, ma contemporaneamente certe volte queste pietre hanno bisogno di essere animate dai racconti. Ed è effettivamente il mito che, appunto, dicendo un'ovvietà, è un linguaggio universale, lo è per me in primis, ma lo è un po' per tutti, è il mito che riesce davvero a veicolare questa passione. Io sono arrivata a questi studi proprio mossa da una passione profonda per il racconto e per i racconti, e quindi spero che questi libri comunichino proprio questo al lettore. Dammi la parola. Sì. Sì. Allora, siccome io, ahimè, sono più anziano di Silvia, come ben si vede, ricordo la prima volta in cui sono stato in Grecia. Molti dei presenti non erano neanche nati, ed era proprio l'anno dopo la caduta dei colonnelli, nel 1976. Prima non ero mai stato in Grecia, un po' perché allora si viaggiava meno, è un po' anche per un'opposizione alla dittatura dei colonnelli, poi mancavano le strutture turistiche. E allora misi piede in Grecia e subito fui investito da una sensazione che sempre si rinnova in me, e credo in molti che si sono affezionati a questa terra, una sensazione fortissima di vita che ti scorre nelle vene e anche che viene da molto lontano. Parlano greco, ovviamente. Il greco che adesso si parla ad Atene è la stessa lingua di Omero. La chiamano dimotiki, è cambiata per tanti aspetti, ma sostanzialmente è quella. L'alfabeto è quello che fu inventato dai greci. Le parole che questa gente usa istintivamente non fanno altro che ricordare antiche parole che hanno 4.000 anni di vita. Ecco, allora mi ricordo, visitammo la Grecia continentale in compagnia di uno strano personaggio che pensava di essere la reincarnazione di Omero. Credeva nella mitosi come Pitagora, di cui parliamo nel nostro libro. Ed era stato sindaco di Atene, questo signore, all'epoca dei colonnelli, e ci portò in giro per la Grecia fino al Monte Athos, di cui non parliamo naturalmente in questo libro, in mezzo ai monaci, perché per loro, per i greci di oggi, non c'è una differenza sostanziale che divide l'antichità dal presente. Sì, lo sanno che vengono dalla terra degli dèi. E mi ricordo che l'ultima volta in cui sono stato in Grecia, un paio d'anni fa, su una spiaggia c'era una ragazza che faceva la cameriera, chiesi il suo nome e lei rispose: mi chiamo Tonoma Muine Athena, Atena. E lo diceva come tutti gli altri. L'anno dopo un'altra: come ti chiami? Afrodite. Afrodite, cioè ti senti dentro a questo mondo e senti che queste persone lo vivono istintivamente, naturalmente. E naturalmente questo ha a che fare col libro che abbiamo scritto, perché noi volevamo
portare questo tessuto, questa rete di racconti nati da quelle terre, da quelle isole, e comunicare in qualche modo, così spendiamo di fare, al lettore, perché anche non sia uno solo, quindi ai lettori, l'energia naturale, istintiva che questa terra porta con sé e che è iscritta nelle loro rocce, nelle loro onde, nel Meltemi, ma anche nei loro racconti, nei miti che poi sono diventati nostri, attraverso l'Indio, attraverso i greci, attraverso i latini, voglio dire, e che noi ancora abbiamo. Ne sentiamo parlare a scuola, Ulisse, la guerra di Troia, eccetera, eccetera, sono DNA. Ma in Grecia tu ti rendi conto che questi miti sono radicati nei luoghi, nascono nei luoghi. Ecco perché abbiamo avuto l'idea di fare una guida della Grecia che non fosse turistica, ma mitologica, per portare i lettori all'interno di questo percorso che anche noi abbiamo fatto a suo tempo. Ecco, quindi parole, quindi storie, quindi racconti, ma anche molte immagini. I due volumi, e parliamo poi del Mare degli Dei, che è l'ultimo arrivato, sono due volumi ricchi di storie, ricchi di parole, ma ricchi anche di immagini. C'è un apparato iconografico fatto di fotografie, riproduzioni di pitture vascolari, di affreschi, di sculture, di monumenti, di resti archeologici, di paesaggi, tantissimi paesaggi, e poi delle tavole, esattamente come nel primo volume, nelle tavole bellissime di un illustratore di vaglia come Michele Tranquillini, che ha interpretato meravigliosamente bene e sintetizzato nelle proprie tavole, ve ne faccio vedere malamente una attraverso lo schermo, i percorsi, i tragitti e le tappe di questo viaggio. Il tratto di Tranquillini mi sembra confermare quello che ci siamo raccontati, nel senso che ci riporta veramente a un, per me che sono un anziano lettore, alle tavole di un Corriere dei Piccoli degli anni 60, che univano appunto il fascino del racconto e dell'avventura con una vocazione molto poco italianamente borghese alla divulgazione, al ben raccontare, al ben educarsi. Un po' forse è lì che affondano certe nostre vocazioni anche, magari in antiche tavole di giornali per bambini e per ragazzi o in antichi libri di favole che poi restano lì, sedimentano e continuano a lavorare sotto sotto. In fondo le leggende sembrano essere le favole dei popoli. Se penso a storie di fanciulle in fuga che si buttano in mare, diventano un'isola ma anche una stella, insomma metamorfosano continuamente da uno stato all'altro. Ecco, leggere Il Mare degli Dei è attraversare queste storie e farsene continuamente rapire e continuamente stupire. Ed è interessante pensare anche al meccanismo di questo modo di guardare al mondo e alla realtà, che avvicina popoli diversissimi, ma che nella Grecia e nel retaggio greco sembra trovare un punto apicale, insomma, e soprattutto una capacità di rimanere e di diventare memoria straordinario e forse unico. Ma in Grecia ci siete tornati anche per lavorare al libro o avete fatto tutto da casa? Domanda. Magari. Io vorrei poter dire di sì, ma in verità quest'ultimo anno, come per molti di noi, è stato davvero lontano da quella luce, lontano da quel mare. Mi viene in mente quello che stava dicendo a proposito delle illustrazioni di Michele Tranquillini, che sono illustrazioni che si sono messe sicuramente a servizio del testo e ci hanno fornito un formidabile sostegno, appoggio, interazione, ma non sono soltanto le illustrazioni di quel che noi abbiamo scritto, quindi della nostra Grecia, ma in fondo della Grecia di Michele Tranquillini. Questa idea è il suo immaginario, il suo modo di vedere, che è un modo di vedere che in effetti a tratti somiglia a quello dei piccoli, allo stupore, a quella freschezza, a quella
la sorpresa, diciamo, che si prova quando per la prima volta vedi un luogo meraviglioso o anche ascolti una storia meravigliosa. E peraltro alcune storie, non tutte, alcuni miti, erano anche pensati per essere raccontati ai bambini. Penso per esempio a un mito molto famoso che dà il nome a un'isola, no? L'isola di Nasso, in cui Arianna è stata abbandonata da Teseo, e da cui noi poi abbiamo tratto il nostro proverbio piantata in Nasso, che di solito si dice piantata in Asso, ma in realtà è in Nasso, proprio la povera isola che in realtà era bellissima, ma è stata intesa da Arianna come una prigione. Ecco, le luci e le bambine raccontavano le bambine la storia sera prima di per farle addormentare, per ricordare loro che mannaggia, non si può amore, bisogna fare un buon matrimonio, bisogna seguire quello che ti dice tuo padre. Quindi anche i miti certe volte erano proprio utilizzati come vere e proprie favole, altre volte no, naturalmente il mito è una cosa complessa, ma insomma c'è quest'idea anche di ritorno all'infanzia. E come avete lavorato con Tranquillini, Giulio Guidorizzi? C'era uno scambio o lui vedeva bozze o manoscritto e faceva di... Ai ai. Si è un po' bloccato. Adesso forse lo recuperiamo. Adesso recuperiamo. E per ora è bloccata l'immagine, mannaggia. Chiederei a Silvia Romani intanto magari di raccontarci un po' qual è il rapporto con... Sì, il rapporto è stato ottimo ed si è rodato già nel primo volume. Devo dire che Michele ci è stato tanto utile anche per capire se certe storie funzionavano, se si capivano. Ci ha fatto molto ridere, Michele ha un approccio molto gioioso anche al disegno e alla sua creazione artistica. E quando siamo approdati al secondo capitolo eravamo davvero già rodati, per cui Michele ha lavorato di volta in volta sui testi e poi insieme abbiamo capito che cosa ci poteva stare, che cosa non ci poteva stare. E, è stato un lavoro di equipe. Un lavoro molto bello anche, che da cui davvero entrambi, sia Giulio che io, abbiamo anche imparato molto. Cioè, guardando la Grecia attraverso gli occhi di Michele, abbiamo un po' capito che cosa arrivava, che cosa non arrivava. Insomma, è stato decisamente positivo. Ecco. Certo. Ecco, e qui entriamo magari in un'ultima domanda di natura generale, insomma, sul fare un libro del genere, cioè qual è il valore della divulgazione? Ovviamente Silvia Romani e Giulio Guidorizzi sono, l'abbiamo detto e ridetto, due accademici, due docenti universitari, due ricercatori, due studiosi che producono una letteratura specialistica, scientifica, che risponde a tutti i criteri di rigore e che si preoccupa di andare al fondo di questioni ed esporle nella maniera più completa ed esaustiva possibile, ma appunto si sono cimentati non solo in questi due volumi, direi anche in altri libri, ma qui in maniera particolarmente accentuata e particolarmente intenzionale col linguaggio della divulgazione, con la necessità quindi di venire a patti, come dire, tra il proprio sapere, il cumulo della propria erudizione e la necessità di raccontare e di far comprendere a un pubblico che specialista non è. E cosa vuol dire cimentarsi con questo tipo di scrittura? Ecco, io devo dire che appunto, visto che abbiamo esordito questa presentazione con una nota personale, io sono allieva di Giulio Guidorizzi dal 93 e devo dire che questa cosa lui l'ha insegnata ai suoi allievi, abbiamo iniziato a lavorarci fin da subito. Innanzitutto, anche per sfatare un falso convincimento, cioè il fatto che la divulgazione sia un modo di serie B
di comunicare il sapere, un modo meno colto, meno coltivato, perché più facile. In realtà per scrivere, speriamo di averlo fatto bene, ma per scrivere bene in generale in modo divulgativo bisogna aver macinato una quantità di fonti, di letture che ti permettono davvero di aver digerito il materiale in modo tale che quando lo restituisci ti sembri essere o possa essere intuito, passato come un'esperienza emotiva, diretta e non eminentemente intellettuale. Ecco, secondo me ci vuole più studio e non meno studio per fare un percorso di questo genere. Detto questo, a parte la petizione un po' orgogliosa rispetto a questo modo di scrivere, effettivamente scrivere per comunicare a un pubblico di persone che amano la Grecia, ma anche che non conoscono tutte le singole pieghe della letteratura e della storia, significa anche, secondo me, dare un senso al mestiere, cioè, soprattutto nella contemporaneità. Forse c'è stato un tempo, è stato anche un tempo lungo, in cui essere intellettuali poteva consistere anche nel fatto di lavorare per confrontarsi con pochi colleghi nel mondo, per un pubblico molto ristretto, ed è stato giusto così. Adesso io credo che proprio non sia più giusto farlo, penso che ci debbano essere entrambe le cose. Quindi scrivere, il nostro mestiere deve essere comunicato, cioè si deve capire anche che senso ha fare quel che facciamo, studiare così tanto, innamorarci così tanto di civiltà sepolte, credere in divinità che qualcuno dice che non esistono più, eccetera, eccetera, insomma. Bene, e mentre aspettiamo che il professor Guido Rizzi riesca a riconoscere, noi andiamo avanti nella mi nostra chiacchierata. Mi spiace di dominare, diciamo, la presentazione. No, ce la faremo, ce la faremo. Ce la faremo. Allora, esiste una differenza, la dico esattamente da quell'incolto che legge un libro per cercare di capire qualcosa che potrebbe amare ma che non conosce davvero. Allora, ovviamente chi non sa pensa che la Grecia o l'antica Grecia sia un unicum, sia un qualcosa di estremamente compatto, omogeneo, che i greci siano i greci e non ci sia bisogno tanto di dire altro. In realtà, leggendo ovviamente i vostri libri, la cosa sfuma molto, insomma, io ho colto delle differenze tra l'inviaggio con gli dei e quindi il viaggio nella Grecia continentale e questo nuovissimo, il mare degli dei. Esiste semplicemente uno spettro storico estremamente lungo, insomma secoli e secoli di storia che si succedono e che noi chiamiamo tutto insieme antica Grecia. Esistono luoghi e geografie diverse, insomma esistono popoli diversi, perché io dei Sinti e dei Cabiri non so in realtà oggi nulla. Ecco, allora, quali sono queste differenze? Come si entra in queste pieghe? Ma allora, entrare in queste pieghe non è semplice, perché le isole ci offrono, penso alla prima isola con cui apriamo il nostro libro, che è una delle isole più celebri, Delo, che era l'isola di Apollo. Un'isola, appunto, lo si accennava prima, che neppure c'era prima che la madre di Apollo, dei due gemelli divini, Apollo e Artemide, trovasse questo luogo emerso dalle acque solo per permettere di partorire i suoi figli. Ecco, per esempio, Delo è una grande stratificazione continua di diversi, è stata, come dire, proprio le isole sono per eccellenza un luogo di attraversamento, di sovrapposizioni, sono tappe nelle rotte delle genti del Mediterraneo, sono i miti, per esempio a Delo si sono stratificati miti e culti anche per le divinità straniere, per Iside, per Serapide, divinità che con Apollo e Artemide in fondo non c'entravano niente. I due gemelli divini condividevano lo spazio con i banchieri, con i pirati, con i cavalieri di Malta. E in tutto ciò
non si avverte una vera e propria soluzione di continuità. Mi viene in mente quello che diceva tanti anni fa, Chesterton, uno scrittore che io amo molto, parlando in un'introduzione alla letteratura vittoriana. Lui diceva: bisogna stare attenti perché per trovare il senso, le pieghe riposte, non bisogna fare come fanno i camerieri che tagliano a fette, le torte con l'uvetta o cercano i buchi dentro il formaggio. Non è questa cosa qui, bisogna un po' sentirlo, cioè bisogna avere quella sensazione un po' tattile, che il rigonfiamento che ti dice che sei lì. Ecco, sì, hai trovato Saffo. Hai trovato Pitagora, però se poi guardi da vicino non riesci più a mettere a fuoco, perché è tutto davvero un continuum. Tanto che, come già si è detto prima, i greci non sentivano nemmeno una vera soluzione di continuità fra la storia e il mito. E quindi così, ecco. Adesso forse il Bene, professore, eccolo, eccolo qua. abbiamo ritrovato, benissimo. Meno male mi avete riammesso alla conversazione. Non ci Stato... trovavamo più. No, io vi vedevo. Va bene, rispondo però a una domanda precedente, Sì. perché volevo rispondere poi la connessione. Allora, che cosa della Grecia? Io ho una casa a Milos. E di lì vedo l'isola della bellezza di cui poi ho scritto e passo spesso sotto il cartello in cui si dice che la Venere di Milos è stata trovata in un certo luogo, poi i francesi se la sono portata a casa. Il discorso è che non si può scrivere di queste isole, secondo me, senza averne percepito tutta la luce e la forza. E quindi nasce dalla presenza fisica dei posti. Quanto poi, io mi sono perso il resto della conversazione, a proposito si diceva a proposito del mito come discorso, io vi faccio vedere questo. È stato uno dei miei primi leggenda aurea degli La dei e leggenda degli aurea. eroi. Esatto, no, non quella di Jacopo da Varagine. Questo è un libro di mitologia per bambini che è stato uno dei miei primi libri, perché l'immaginario mitico fa parte della, come dire, dell'incontro di qualsiasi essere umano con la propria identità. Passi attraverso la fantasia, passi attraverso la, come dire, l'immaginazione e arrivi poi a conoscere delle parti di te stesso. Quindi, per quanto mi riguarda, l'incontro col mito nasce da un primordiale di me stesso, antica, e questo vale per tutti noi. Noi cominciamo a conoscere noi stessi attraverso i racconti, le favole e i miti. Per cui questo libro è anche un libro che vuol portare il lettore a contatto con qualcosa di molto antico di se stesso. Questo per rispondere a una domanda che lei aveva fatto, o un quarto d'ora fa, non so quanto fa. Purtroppo siamo nelle mani dei capricci, delle connessioni. Sono sempre divinità capricciose, comunque la si giri, sì. Esatto. È vero, evidentemente Era, in genere la più capricciosa delle divinità, Era è quella che fa dispetti a chiunque, e in particolare al marito Zeus, ha preso il proprio figlio, il povero Efesto, perché era così brutto, e l'ha gettato nell'isola di Lemno. Proseguiamo la conversazione. Allora, la cosa interessante anche, ed emerge da alcuni degli aneddoti raccontati, è che noi parliamo di mito che nasce anonimo, mito che nasce senza autore,
che poi evolve in forma letteraria grazie a una serie di poeti, di tragici, di lirici. Eppure in alcune pagine, in alcuni passaggi, in qualche modo, anche di storie estremamente lambiccate ed estremamente poco credibili in termini di realismo, arrivano persino conferme dagli storici dell'epoca a volte e poi da ritrovamenti archeologici. Schliemann, ad esempio, alcune delle sue scoperte la fa basandosi esattamente su testi e tracce testuali che potevano tranquillamente essere pura invenzione o pura interpolazione dell'invenzione anonima e ectonia originaria. E quindi è un'altra cosa che per un lettore come il sottoscritto risulta vertiginosa, questo continuamente rimpallarsi tra l'incredibilità metamorfica del mito e poi una serie di conferme, non tutte, non sempre, c'è anche qualche povero archeologo che ha setacciato isole che erano le isole sbagliate, evidentemente, ma insomma, a volte le conferme arrivano. Questo è anche molto interessante. Prego, capisco che non è una gran domanda di per sé, ma... No, lo è invece. Lo è perché è incredibile come nel giro di pochi decenni quelli che erano degli scogli desolati si sono rivelati per essere, come dire, la culla della civiltà europea. A Lemno è stata scoperta una città con il cosiddetto primo Parlamento europeo, cioè c'è una tribuna che evidentemente conteneva degli spettatori, forse per un dibattito, forse per un processo. Questa città risale a 5.000 anni fa ed era più grande di Troia, più grande, più estesa di Troia. A Santorini più di 5.000 anni fa, anche 6.000 anni fa, esiste una meravigliosa civiltà che è rinata dalla terra, perché i contadini del luogo trovavano continuamente delle ceramiche nel letto asciutto di un torrente, l'hanno detto un archeologo, l'ha scavata ed ecco che noi abbiamo la Pompei dell'Egeo, case, affreschi, tutto andato intorno. L'eruzione del vulcano Santorini distrusse tutto in un giorno, in una sola giornata, la ginestra di Leopardi. Schliemann cercò la reggia di Ulisse, anzi addirittura l'olivo, pensava di aver trovato il cesto dell'olivo. Sì, dove era stato costruito il letto. Ulisse aveva costruito il suo letto. Però Itaca è Ulisse, è un eroe che sa nascondersi, sa imbrogliare, quindi nessuno ancora ha trovato la sua reggia Itaca, dove effettivamente ci fosse il palazzo suo che conteneva, che ospitava il cane Argo, Penelope, il telaio di Penelope. Non sappiamo esattamente dove fosse la reggia di Ulisse, sappiamo che era lì, fra quelle rocce, e forse un giorno l'eroe o la sua anima tornerà a manifestarsi e ci indicherà esattamente qual era il posto. Ecco, mi era venuta in mente una domanda e a questo punto mi è scappata, mannaggia, vabbè, ma mi tornerà. Allora, c'è una stratificazione evidentemente, no? Si va a scavare, si trovano prima i resti di epoche più vicine e poi man mano si arriva ovviamente più lontani nel tempo. Questa compresenza però di storia e di storia, soprattutto nelle isole, mi sembra fortissima, mi sembra una convivenza di popoli, di epoche che si compenetrano l'una con l'altra e che il visitatore deve cercare in qualche modo di leggere sfogliandole.
L'eredità veneziana non è meno interessante per certi versi dell'eredità bizantina o di un'eredità alessandrina, insomma. E muoversi però per le vie di Rodi, per le vie di isole che hanno questa enorme stratificazione storica, può essere un esercizio da farsi quasi dal vivo, insomma, passo per passo. E voi avete cercato, sì, di raccontarla, questa cosa compare in numerosi capitoli del vostro libro. Il libro, che è una guida mitologica alle isole della Grecia, non rinuncia però a percorrere i secoli e i millenni per avvicinarsi fino a noi. Ricordate persino il lascito architettonico italiano, appunto, a Rodi, ad esempio, a Lemno, importantissimo. E allora mi sembra un altro aspetto interessantissimo del libro questo. Come esercitate il vostro sguardo quando camminate per queste isole, in quanto grecisti alla fine? Puoi iniziare tu, Giulio, che non lo so, dimmi. Ma io credo che una cosa si possa dire per entrambi, che noi abbiamo sempre avuto nella nostra esperienza di viaggiatori, ma sicuramente di scrittori di entrambi i libri, abbiamo sempre avuto uno sguardo partigiano, il che significa che parliamo di quel che ci piace, di quello che ci ha colpito personalmente. Naturalmente nessuno dei profili di isole o di luoghi che abbiamo tracciato ha la pretesa di essere esaustivo, proprio per quello che si diceva prima, troppi sono gli strati, troppi sono gli incroci, però, come dire, al lettore vuole restituirsi l'immagine proprio di noi che viaggiamo, di noi che guardiamo, di noi che veniamo colpiti da quel che più ci interessa. Certe volte, tra l'altro, l'isola è molto brava anche a comunicare questo tessuto che è ininterrotto dall'antichità praticamente alla contemporaneità. Penso a un'isola di cui mi sono occupata io, Corfù, che è un'isola che per alcuni è stata, era la famosa, la mitica isola dei Feaci, in cui il re Alcino e Nausicaa hanno accolto Ulisse naufrago, un'isola che ha sempre avuto una grande tradizione di ospitalità. E percorrendo i secoli, arrivando davvero quasi alla contemporaneità, possiamo andare a visitare l'Achilleion, la villa di Sissi, della famosa Sissi. Possiamo ricordarci che persino il principe Filippo è nato a Corfù, addirittura il funerale del principe è stato, ci sono stati due funerali in parallelo, uno a Corfù e uno nella cappella di Windsor. Oppure Jerry Darrell, la famiglia di Darrell, che la mia famiglia Altri Animali, uno scrittore meraviglioso, così come il fratello, e addirittura si può per Corfù fare una gita che ti porta ai luoghi celebri in cui Darrell hanno abitato prima della Seconda Guerra Mondiale, nei primi anni, primi fuochi, diciamo, del conflitto. Quindi ci sono luoghi davvero che senza sosta ti restituiscono un'anima, e per esempio quella di Corfù è sicuramente quest'anima di ospitalità, no? Di bellezza, con questa vegetazione meravigliosa che gli antichi pensavano fosse miracolosa, non soltanto meravigliosa, che poi ha delle ragioni botaniche, ma insomma questo ci interessa meno, perché crediamo di più agli dèi, diciamo, che alla botanica. Però insomma, forse Giulio vuoi dire qualcosa di Rodi, di Lemno? Ma per rispondere alla domanda della continuità, se sbarchi a Kos, io appunto l'ho vista tanti anni fa, certo. Indicheranno il platano di Ippocrate. È un vecchissimo platano che non è quello di Ippocrate, perché dovrebbe avere 2500 anni, ma è un platano plurisecolare. Si diceva che Ippocrate lì e tenesse la sua scuola. Questo platano sorge nella piazza del Castello dei Cavalieri, e cioè dei Cavalieri di Rodi, quelli che erano i Cavalieri di Rodi, poi furono cacciati di lì dai turchi dopo vari assedi e si trasferirono a Malta, divennero i Cavalieri di Malta. Quindi c'è il Castello dei Cavalieri di Rodi, pieno medioevo,
inizio del Rinascimento, questo a Cos, perché Cos faceva parte, e il platano di Ippocrate. Cioè, sono due realtà che sembrano fuse in una, sembra la stessa realtà mitica e anche storica. Tra l'altro, il castello dei Cavalieri di Cos fu in parte costruito, questo nel libro non si dice, ma insomma lo sappiamo, con le pietre di una delle sette meraviglie del mondo, cioè il mausoleo di Alicarnasso, che è lì in faccia, ma sulla terraferma. Se vai a Rodi, poi ti imbatti in un altro mito, quello del Colosso di Rodi, che certi film hanno anche riprodotto, che era un'altra delle sette meraviglie del mondo. Non sai dove fosse, però sei in questa città, che è una città provenzale, ma sul Mediterraneo. Quando arrivi a Rodi, trovi il cerchio delle mura medievali, le case medievali, rovine di cappelle gotiche, poi appunto sono arrivati gli italiani e hanno restaurato e hanno costruito anche dei palazzi in pieno stile veneziano. Il governatore di Rodi a un certo punto era un fascista, un quadrumviro De Vecchi, che si aggirava per l'isola sulla sua lancia, credo fosse una macchina di rappresentante, e pretendeva che tutti gli abitanti di Rodi bucassero passaggio e facessero saluto festa. E parlando di Rodi dobbiamo anche parlare di una grande tragedia immensa, proprio la deportazione della comunità ebraica di Rodi. In un solo giorno furono presi, portati su barconi ad Atene, di lì ad Auschwitz, una comunità vecchia di millenni, sterminata in un solo giorno, tornarono. Praticamente non c'è più nessun ebreo a Rodi. E uno di loro, vecchio, ha raccontato, era un paradiso. Ricordo che era un paradiso perché scendevamo nelle strade, c'erano ebrei, turchi, greci, italiani, tutti insieme a giocare e a godere delle bellezze dell'isola protetta dal sole, era l'isola del sole Rodi. Tutto sterminato in un solo giorno. Quindi la tragedia della storia è passata e ripassata tante volte in queste isole, però non ha affatto annientato la bellezza che nasce appunto da quella terra e dagli abitanti che da millenni la popolano. Ecco, queste storie sono tutte raccontate nel libro, appunto, o insieme, a fianco, innervate, verrebbe da dire, al mito e alla leggenda, fino all'oggi, perché nel capitolo su Lesbo si cita anche quella che è una vergogna per tutta l'Europa, che è il centro di, con eufemismo si dice di accoglienza, ma diciamo il campo profughi di Moira. E quindi questo libro che ci racconta la mitologia, che ci racconta la leggenda, che ci racconta la bellezza di una civiltà, però non esita a portarci, perché la geografia ospita tutti in fondo, e ospita tutto anche alle soglie di una contemporaneità che francamente ci piace molto meno. Era un capitolo di Silvia Romani, mi pare, o sbaglio? Sì. È un capitolo mio, e tra l'altro Lesbo, diciamo, anche per altre ragioni è un'isola che al momento sto percorrendo da vari punti di vista, ed effettivamente il dato tremendo, straniante proprio che si avverte è questa prossimità che sembra quasi dettata da quello che gli antichi pensavano fosse l'ironia tragica, questa prossimità tra il bello, il coltivato, queste rovine anche romane, molto frutto di una grande capacità architettonica, idraulica, ci sono le terme, ci sono, ecco, bellissimi resti, e a fianco davvero l'inimmaginabile, ecco, perché in effetti quello che forse Giulio evocava parlando di Rodi è che un'altra caratteristica molto importante della Grecia e delle sue isole è questa inclusività, questa
questa capacità di farsi territori di passaggio, come tutti i grandi porti di mare, no? Di essere attraversati da correnti dell'abisso, ma anche da persone, da vita. Ecco, che questo momento, in questo momento, l'accoglienza abbia preso questa forma incredibile, credo che questo sarebbe davvero, forse ne avrebbero parlato i grandi tragici dell'antichità greca, davvero un orrore così, inaccettabile. Abbiamo una domanda da Mena Moretta che scrive, perché sotto corrono intanto commenti e like, come è giusto che sia su Facebook, ma c'è una domanda dalla signora Mena Moretta che chiede: qual è l'isola secondo voi a più alta densità di suggestioni e riferimenti storici al mito? È difficile scegliere. Io ne direi due: Delo e Rodi. Delo perché è la patria di Apollo, nacque a Delo, e attorno a Delo si condensa poi tutta una catena di miti, c'è Arianna che arriva, c'è Apollo che nasce, e di storia, perché Delo fu per secoli un grande centro commerciale nel Mediterraneo, anche fra l'altro un mercato di schiavi in epoca romana, e poi fu distrutta dai pirati antichi, non moderni, fu distrutta completamente, saccheggiata nel primo secolo avanti Cristo, più o meno all'epoca di Giulio Cesare, non da Giulio Cesare, ma dai pirati che dominavano nel Mediterraneo. E Rodi perché quando sali sulla Acropoli di Lindos ti pare veramente, e ti sporgi verso questo mare che sembra non finire più, nell'azzurro che si apre sotto l'acropoli, ti pare di vedere, come si diceva, come dicevano gli antichi miti, la nascita di Atena. I primi a vedere Atena che nasceva dall'Olimpo, come dice il mito, dalla testa di Zeus, furono gli abitanti di Rodi. E quindi, a mio avviso, queste sono le due terre che più densamente parlano di mito. Sì, io forse direi esattamente quello che hai detto tu, Giulio, in particolare per quello che riguarda Delo. Mi verrebbe anche da rispondere, proprio sulla falsa riga di quel che si è detto in questa nostra chiacchierata, che anche questa è una scelta molto personale, nel senso che naturalmente ci sono isole che sono poco più che un grumo di scogli, e non so, penso a Icaria, un'isola bellissima. Dal punto di vista mitico, il suo compito è quello di osservare la caduta in mare di Icaro, figlio di Dedalo, a cui si sciolgono le ali per essere andato troppo vicino al sole. E poi ci sono isole, naturalmente, che sono un crocevia di storie del mito. Però bello sarebbe anche che i lettori possibili trovassero la loro. Ecco, per cui la signora Moretta, che ringraziamo per questa domanda, scegliesse la sua isola, e non necessariamente sarà la nostra, ecco, speriamo forse che lo sia in parte, però non è detto, magari un'isola piccolina con solo un mito diventa davvero un mondo, ecco. Bene, allora abbiamo fatto i nostri 50 minuti di chiacchierata, quindi oltre quella che è la media delle nostre puntate, ma si potrebbe andare avanti all'infinito. Quante sono le isole che punteggiano l'Egeo e lo Ionio? Ce ne sarebbe per ore e ore e ore. Ma prima di salutarvi, un'ultima domanda a questo punto si impone. Intanto faccio vedere le copertine di Il mare degli dèi e di In viaggio con gli dèi, perché la domanda che viene ovvia è: ma fra un paio d'anni possiamo aspettarci un terzo volume, magari dedicato alla Magna Grecia? Punto di domanda. Ha letto nella nostra mente, ho avuto una soffiata dall'editore, non so. Sì, vogliamo andare avanti, perché la Grecia, non so se poi Silvia sarà di quest'idea, spero di sì, per adesso pensiamo di farlo, perché la Grecia poi si sposta, abbiamo la Sicilia e la Magna Grecia, quindi la Grecia d'Occidente, che è piena di racconti,
E non dimentichiamo, però dovremmo poi scriverne un quarto, la Grecia dell'Asia, che è piena, piena di storia, a partire da Troia naturalmente, Troia, Dardanelli e così via, e scendendo fino a Cipro. Insomma, alla fine, quella, anche se credo che Silvia l'abbia detto, noi riteniamo il nostro compito non chiuderci nel mondo accademico in cui si fanno cose importanti di ricerca, ma non arriva alla gente questo discorso. Noi vogliamo porre persone, lettori che non sono listi, frutto delle nostre ricerche, vogliamo però farlo in un modo che arrivi alle loro anime e alle loro menti e alla loro fantasia. Perciò pensiamo di andare avanti finché un mito, finché c'è un mito, noi lo seguiamo. Beh, questa giusto, è una gran bella notizia. Insomma, no, ci lasciamo. Semplicemente dicevo ben detto, sono d'accordissimo. Poi ci va detto anche che al di là dello scopo, così sembra tutto molto altruistico, in realtà noi ci divertiamo anche molto a scrivere questi libri. Lo facciamo insieme, lo facciamo scambiandoci anche idee e quindi, come dire, c'è anche il piacere vero della scrittura e del passare qualche tempo in compagnia di questi miti noi stessi, ecco. È vero, ti ripari ragione Silvia, ripulisce la mente per parlare di queste cose e farle in maniera leggera e divertente, perché il mito è piacere, è divertimento, raccontare è piacere e raccontare i miti deve essere un piacere che noi vogliamo condividere con i nostri lettori finché potremo. Beh, allora, da lettore privilegiato che ha potuto leggere Il mare degli dèi prima di tutti gli altri, perché il libro, ricordiamolo, è uscito stamattina in libreria, quindi fino a ieri non era raggiungibile se non a pochi privilegiatissimi come sottoscritto, non posso che confermare, il divertimento di chi scrive diventa per forza di cose il divertimento di chi legge, il piacere di chi scrive si trasforma nel piacere di chi legge. E sono sicuro che anche chi ha seguito questa sera, come Mena Moretta, che ha già segnato entrambi i titoli nella sua lista di acquisti dei prossimi giorni, ottimo, grazie. Non potranno che confermare. E confermando questo, confermeranno Raffaello Cortina nell'intenzione di proseguire col terzo e col quarto volume. A questo punto siamo al plebiscito, direi. Non mi resta che ringraziare Silvia Romani e Giulio Guidorizzi per l'ora che ci hanno regalato, per la piacevolezza di questa chiacchierata e per il piacere che regalerà a tutti la lettura del loro libro, dei loro libri nei prossimi giorni. Grazie ancora, grazie ovviamente a Raffaello Cortina, grazie alle 32 librerie che in tutta Italia hanno condiviso, stanno condividendo questa chiacchierata e grazie infine al pubblico. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, grazie a voi, buona serata. E buone vacanze e un mare greco.